adesso cerchiamo di vedere anche appunto attraverso le forze dell'ordine che stanno intensificando sempre di più i controlli, di fare dei controlli molto mirati, perché queste persone, se non sono ai giardini pubblici, vengono quindi a Torricella dove abito io, perché noi lo vediamo lo spazio anche qua, e quindi sta diventando anche pericoloso, perché sotto le abitazioni poi peggio ancora, cioè i giardini non mi piace assolutamente che ci siano adibiti per, però neanche la via dove abitiamo noi, insomma è una cosa veramente insostenibile. E poi speriamo, insomma speriamo che le cose possano migliorare, perché qui la malavita prolifera, perché continuano poi cioè praticamente, questa è una cosa importantissima, c'è la tra loro l'antagonismo, la sfida per avere il territorio per lo spazio, no? Quindi ognuno deve avere una fetta di territorio, per se uno magari incalza l'altro, oppure prende il territorio, occupa una parte di territorio, ecco che nascono le risse, gli accoltellamenti eccetera. Qui ormai c'è l'intenzione di preoccupare il territorio per lo spazio di droga, sì, la cosa è molto grave, perché è successo anche in America, se lo sappiamo, se c'è in tanti posti d'Europa e d'Italia, però qui una cittadina piccola, se c'è questa malavita così, insomma la gente si preoccupa veramente tanto, per questo quartiere è pieno di anziani. Cosa pensa della chiusura dei giardini Margherita per 3 giorni con relativa ripulitura delle zone? Può essere, sì, è una forte provocazione, dico la verità, però potrebbe anche essere un'idea positiva e accettabile. Certo, 3 giorni non, secondo il mio punto di vista, non servono a molto, perché qui ci vorrebbe un'intensificazione di chiusura, cioè nel senso che dovrebbe essere chiusi perlomeno per un po' di mesi, fin tanto che questi si sono diciamo un po' disamorati, scoraggiati e se ne vanno da un'altra parte, perché 3 giorni loro, se vedono chiusura 3 giorni, poi si spostano in un'altra zona, in un'altra via, si spostano verso la stazione, si spostano verso via Alberoni, si spostano verso via Roma, cioè non è che detto che chiudendo i giardini loro poi non spaccino più la droga. Certamente che non è edificante come spettacolo, perché io sento anche molti pendolari che non attraversano più neanche di giorno il giardino, quando vanno a lavorare a Milano, così prendono il treno e così, non si muovono più.